Al via Sarno i lavori per la realizzazione del parco urbano e di un centro multisportivo open in via Ingegno. Si tratta di due interventi finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU per un importo totale di 2 milioni e 200 mila euro. Le due opere sorgeranno in un'area di 17 mila metri quadrati confiscata alla criminalità organizzata. 150.000 euro al comune di Ottati nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-27 da parte del Ministero dell'Interno per il progetto di promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati denominato Alburni Solidale. I fondi serviranno per attività di formazione professionale, di supporto all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo per 15 persone inserite all'interno del locale sistema di accoglienza e integrazione. Alle attività avranno accesso anche altri cittadini stranieri del comprensorio nell'ottica di favorire le attività di inclusione territoriale. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avviato un'azione di recupero e valorizzazione della rete dei sentieri storici che attraversano il territorio del parco. È stato chiesto ai sindaci dell'area protetta di trasmettere una scheda identificativa dei sentieri di maggiore interesse naturalistico, ma anche storico e culturale. Il comune di Omignano ha ottenuto il finanziamento di 144.000 euro per la riconversione di spazi al servizio dell'edificio scolastico dell'infanzia di Pagliarole. Il nuovo finanziamento permetterà di migliorare l'offerta della scuola, garantendo spazi adeguati, moderni e accoglienti per la mensa scolastica. Ha messo a finanziamento anche il progetto del comune di Serre per la costruzione di una nuova mensa scolastica. Il comune riceverà 600.000 euro da utilizzare per edificare una nuova struttura adiacenti all'istituto scolastico. Fondi anche per il comune di Caselle in Pittari, dove l'amministrazione ha ottenuto un finanziamento di circa 650.000 euro per la realizzazione di una mensa scolastica attraverso la riconversione degli spazi esistenti inutilizzati. Analogo finanziamento, anche se di importo inferiore, per il comune di Ottati, che ha ottenuto 279.000 euro, grazie a cui sarà adeguata l'impiantistica, sarà sostituita l'attrezzatura del punto cottura di Ottati, che serve anche i plessi di Sant'Angelo a Fasanella e Corleto Monforte, saranno poi riconvertiti alcuni spazi inutilizzati all'interno del plesso della scuola dell'infanzia per adibirli appunto a mensa scolastica. Anche il comune di Sessa Cilento risulta beneficiario del finanziamento PNRR di 550.000 euro per la costruzione di una nuova mensa scolastica a servizio delle scuole afferenti al territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gerardo Botti. Questo finanziamento servirà a potenziare i servizi e l'offerta delle nostre scuole, afferma. A Giffonisei Casali sono stati ultimati i lavori di restauro degli affreschi delle cappelle laterali del santuario di San Nicola di Bari al casale di Prepezzano. La struttura dunque potrà riaprire al pubblico. Presentato presso Palazzo De Filippis a bello sguardo il progetto Terre della Lianicone. L'evento ha visto protagonisti i 10 produttori dell'associazione omonima impegnati nel rilancio di un vitigno antico e simbolico per il Cilento e gli Alburni, la Lianicone. Durante l'evento è stata evidenziata l'importanza della Lianicone, genitore dell'Aglianico, e del suo legame esclusivo con questo territorio. Il comune di Pollica rende omaggio al carabiniere Rosario Tabasco, venuto a mancare il 31 agosto del 1971, quando perse la vita dopo essersi tuffato nelle acque di Acciaroli per salvare una ragazza in difficoltà. Aveva solo 22 anni e non sapeva nuotare. 53 anni dopo il comune ha deciso di intitolargli quella che oggi è la strada provinciale per la frazione Celso, di cui era originario. Riapre a Laviano la biblioteca comunale di via Sant'Agata. Lo fa sapere il comune spiegando che il progetto è stato reso possibile grazie all'impegno e alla collaborazione tra il comune, la Proloco e il supporto dei tirocinanti del programma GOL addetti all'archivio. La biblioteca sarà fruibile il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.